Buonasera a tutti, io sono Ivan Bortolin del Meetup Amici Beppe Grillo di Udine e oggi vorrei mostrarvi un servizio che il Comune di Udine ha messo a disposizione dei cittadini in questi ultimi mesi. È un servizio che consiste nella segnalazione di problematiche dalle più svariate, tipo la manutenzione delle strade, abbandono di rifiuti e molte altre. Sono venuto a conoscenza di questo servizio grazie ad una mia amica, quindi a passaparola, che ha letto un articolo inerente a questo nel Messaggero Veneto del 28 marzo 2011, che appunto adesso vedete nel video, SOS strade per buchi e disagi. E come nella miglior tradizione del Messaggero Veneto, una notizia che a mio avviso è positiva è stata tramutata in una mezza polemica. E comunque, leggendo nell'articolo, che vi invito ad andare a cercare e leggere, e appunto si dice che nel portale di questo servizio sono comparse molte segnalazioni e vengono riportate alcune frasi scritte dai nostri concittadini. Posso anche dire le frasi un po' più colorite, perché ho letto un po' di frasi e non mi sembravano così gravi come vuol far capire l'articolo. Comunque l'articolo è mancante in alcune informazioni ed è errato in altre informazioni. Infatti dice sul portale dell'amministrazione. Il portale dell'amministrazione non è altro che il sito del Comune di Udine, che adesso andremo a vedere, e poi dice alla voce segnalazioni non è corretto, e infatti è una voce leggermente differente, ma non è segnalazioni. Quindi andiamo a vedere in cosa consiste il servizio e dove lo si può trovare. Quindi apriamo il nostro browser preferito e ci colleghiamo al sito del Comune di Udine, www.comune.udine.it, questo qua. Ok, allora qui sulla sinistra c'è questa voce, segnala un disservizio, e quindi basta cliccare qui, segnala un disservizio, e si viene indirizzati a questa pagina internet del progetto dell'ascolto attivo portato avanti dall'assessorato all'innovazione. Allora, ci sono due tipologie di segnalazioni: la segnalazione di un disservizio non grave e la segnalazione di un servizio di una problematica più grave. Andiamo a vedere brevemente cosa ci rindirizza la segnalazione grave, che è su contatti, e in pratica ci rindirizza ai numeri di telefono e agli indirizzi del pronto intervento. In pratica sono veramente per segnalazioni molto molto gravi, che a noi non interessa. Quindi torniamo alla pagina precedente e andiamo a segnalare nel mio caso un problema relativo al manto stradale. Quindi diciamo segnala un disservizio e compare una mappa della città di Udine. In questa mappa, innanzitutto sulla sinistra ci sono le informazioni su come fare la segnalazione. Qui, quando hai trovato il luogo, fai doppio clic sulla mappa e effettua la segnalazione. Inserisci le informazioni e poi dice anche, prima di fare la segnalazione, di controllare che non ci sia già segnalato lo stesso problema. Poi ci sono le opzioni di ricerca e c'è la leggenda che dice cosa significano i vari simbolini che compaiono qui sulla mappa. Tipo verde vuol dire che il lavoro è stato portato a termine, rosso che deve essere ancora preso in visione da parte degli uffici competenti, giallo vuol dire che è stata presa in considerazione la segnalazione e verrà compatibilmente con il problema in attuazione la sistemazione. Ecco. Ora, quindi andiamo a cercare la via che interessa a me, e che è via Guarniero d'Artegna. Molto semplicemente si fa doppio clic
all'altezza della via dove abbiamo riscontrato la problematica. Ora, lui ci chiede di fare il login, nel caso in cui non abbiamo già un nome utente abilitato, basta cliccare su Registrati e si viene rindirizzati alla pagina di registrazione dove ovviamente vengono richieste le generalità per accedere al servizio. Questa cosa io l'ho già fatta, quindi tornando alla pagina precedente, faccio il doppio clic, il login, nome, mio nome utente, la mia password. Adesso mi sono loggato qui al servizio, devo tornare a selezionare il punto, ok, e faccio il doppio clic. E allora qui lui ci chiede la tipologia dell'intervento. Nel mio caso, vedete qui ci sono varie voci, veicoli abbandonati, strade, arredo urbano, eccetera eccetera. Nel mio caso voglio segnalare ci sono dei problemi al manto stradale, quindi faccio strade e poi oggetto, come oggetto metto manto stradale consumato e presenza di buche. Ora, e dopo qui si dà una descrizione del problema, io l'ho già preparata prima, copia, la incollo. Ecco, buongiorno, con la presente desidero segnalare che il manto stradale presso è la problematica che concerne quello che voglio segnalare. Inoltre la cosa veramente ben fatta è che si possono allegare delle foto del problema, quindi per dare una maggior completezza alla descrizione andiamo ad aggiungere due foto. Sfoglia, ovviamente chiede di andare a trovare la foto, la inserisco, aggiungo un'altra foto perché ne ho due, vedete questa qui con il manto stradale consunto, ok, apri, poi ovviamente inseriamo il codice TR, comunque autorizzo, dichiaro, invia. Perfetto, e il portale ci restituisce se segnalazione inviata con successo, la segnalazione è stata inviata e verrà esaminata più presto. I dettagli della segnalazione non saranno visibili fino a che la segnalazione non sarà approvata. Grazie per la tua preziosa collaborazione. Ok, e inoltre si possono andare a vedere le segnalazioni già fatte e anche quelle eseguite. Ad esempio clicco qui su questa qui arancione, ecco, vedi segnalazione, si può andare a leggere, buongiorno, lavoro in via Zannone, attraverso la strada anche più volte al giorno, sulle strisce pedonali via Zannone, all'altezza del ristorante Ghiacciale, automobili in transito ignorano regolarmente la segnaletica stradale. Quindi si può avere anche un'idea delle problematiche delle altre zone della città che magari non conosciamo. Quindi a mio avviso è un bel servizio, faccio i complimenti al Comune di Udine per dare la possibilità di una segnalazione immediata delle problematiche cittadine. Teniamo conto che anche se la macchina comunale può eseguire, può cercare il problema e risolverli da solo, sicuramente non può avere la capillarità che il cittadino ha e la conoscenza del proprio quartiere. Quindi è uno strumento in più sia per noi per segnalare i problemi e vederli risolti, sia per il comune che ha i problemi segnalati e li può procedere a risolverli prima che diventino anche più gravi. Ad esempio pensiamo ad una buca che si allarga e l'intervento di manutenzione dà un certo costo che può essere all'inizio trascurabile, man mano che passa il tempo si allarga la buca e il costo aumenta. Quindi è lodevole come iniziativa e spero che grazie a questo video anche voi andiate a segnalare
i problemi, e alla prossima, al prossimo video. Buona giornata.